Qual è l'elemento nuovo che fa riaprire il caso su Roberto Stracci? Allora, l'elemento nuovo è un'intercettazione ambientale fatta al carcere di Lanciano, ma questa intercettazione, la cosa che noi teniamo a sottolineare che è grave, esiste dal 2012, cioè dopo la scomparsa di Roberto e a seguito del ritrovamento del corpo a Bari. Quindi non è una cosa, diciamo, nuova tra virgolette, ma c'era, è nuova per noi perché l'abbiamo scoperta nel 2016. Quindi con questa intercettazione si parla chiaramente di un errore di persona, si fa riferimento ad un ragazzo che era in tutto e per tutto uguale a Roberto, e questa intercettazione vorrei far notare che è un'intercettazione dove chi parla non sa di essere intercettato, quindi a maggior ragione deve considerarsi attendibile, assolutamente attendibile, anche perché proviene dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Ministero dell'Interno. Quindi ci tengo a sottolineare che non è una fonte trovata da Mario Straccia, ma una fonte dello stesso Ministero, quindi quantomeno una parvenza di credibilità avrebbe dovuto averla ed essere tenuta in considerazione. Ed inoltre, dopo otto mesi da questa intercettazione, c'è un altro appartenente a questo clan che dichiara al programma di protezione che l'omicidio di Roberto Straccia è avvenuto per un errore di persona. Quindi qui abbiamo tre soggetti che secondo me dicono tutti la stessa cosa, i tempi coincidono e quindi ci chiediamo perché non sono stati mai sentiti. Chi sono i protagonisti di questa vicenda e qual è il contesto? Gli intercettati e la persona che poi si rivolge... Sì. Questi due soggetti intercettati e poi la terza persona appartengono a un clan dell'Andrangheta che in quel tempo era operativo appunto a Pescara, quindi operava tra la zona di Montesilvano e di Pescara esattamente nello stesso periodo in cui Roberto Straccia abitava lì. Non guardo indietro con rabbia, non ho rabbia, voglio capire perché non voglio che la morte di Roberto sia inutile.